fare strada. Quante volte ci è capitato di sentirci dire è importante fare le scelte giuste, fare carriera, contare, diventare importanti, non solo per aspetti prettamente economici, ma perché il lavoro nobilita l'uomo, con la U maiuscola, lo rende migliore, dà uno scopo alla propria vita, che altrimenti ci limiteremo a passare tutto il giorno a dormire e mangiare. In effetti adesso che lo dico mi ricorda qualcuno. Non ti senti chiamata un po' in causa? Ma come si fa a scegliere la strada giusta? Perché per metterla un po' sul filosofico, crescere è un po' come perdersi, no? Nell'autostrada della vita, ha innumerevoli possibilità, imbocchi, deviazioni, uscite, strade alternative, come se non bastasse tante altre auto intorno che potrebbero farti deviare dal tuo percorso. Ecco, per scoprirlo sono andato a trovare chi fa strada. Letteralmente. Sto parlando di Ample Infrastructures, società del gruppo Autostrade per l'Italia che mi ha invitato un giorno intero in un cantiere autostradale vicino Genova per conoscere quelli che la strada la fanno tutti i giorni. E le notti. Ma come si formano queste persone? Che scelte hanno fatto e che prospettive hanno? Scopriamolo. Al mio arrivo faccio subito la conoscenza di buona parte del team Amplia, che dopo due chiacchiere e quattro risate insieme agli altri creator ci hanno fornito tutte le protezioni adeguate per l'accesso ai cantieri, facendoci anche un recap di tutte le linee guida sulla sicurezza. Vabbè, successivamente con un bel pullman privato abbiamo visitato diversi cantieri, dove ho potuto non solo assaporare lo stile di vita degli esperti nel settore, ma ho avuto anche modo di conoscere il direttore risorse umane di Amplia, Sergio Spinelli. Così, come sempre, avvalendomi della mia faccia tosta, mi sono appropriato di un ufficio lì per fargli qualche domanda su Amplia. Noi utilizziamo spesso le strade senza domandarci chi le costruisce e soprattutto chi le mantiene. Chi c'è dietro a tutto questo? Ci siamo noi. C'è il gruppo Autostrade per l'Italia e c'è Amplia Infrastructures, che è il braccio operativo del gruppo che opera per mantenere connesso il paese. Quali professioni possiamo trovare in cantieri come questo? Beh, tantissime. Hai mai sentito parlare del giumbista? Beh, è solo uno degli esempi che potrei farti, ma ci sono altre figure come il direttore di cantiere, il capo cantiere, il contabile, il cost controller, c'è anche il planner. Come può un giovane accedere a queste professioni? Ah, è la stessa domanda che ci siamo posti anche noi quando nell'autunno scorso abbiamo dato vita all'Amplia Academy, che è la scuola dei mestieri di Amplia Infrastructures, che si occupa di avviare al lavoro a giovani che vogliono far parte della nostra famiglia. Quanto si può guadagnare con questi mestieri? Beh, è impossibile darti una risposta secca su questo, però ti posso dire che a seconda delle figure professionali si può andare dai 1.400-1.500 euro netti al mese fino ai 3.000-3.500 per figure che ricoprono delle responsabilità di più ampio respiro all'interno dei nostri cantieri. Sì, tutto bello, però vabbè, si sa che se chiedi direttamente al direttore non può emergere al 100% la vera essenza di chi queste professioni le fa tutti i giorni. Quindi ho provato a chiedere un po' in giro e ho conosciuto Yolanda, una planner, che si occupa di... Vabbè, lasciamolo dire a lei. Ci puoi raccontare un pochino in cosa consiste il tuo lavoro? Allora, io sono una planner e mi occupo dell'avanzamento delle attività in cantiere. Ok. Registro le lavorazioni, l'avanzamento delle lavorazioni giorno per giorno. Quindi e io ogni giorno, piani? Esatto, wow. Registro, okay. Oltre a occuparmi di fare una pianificazione delle attività prima dell'inizio. Senti, ma ti senti una che ha fatto strada? Sì, sì, okay. Sia professionalmente che umanamente, perché questo lavoro ti aiuta a crescere non solo professionalmente, perché ti metti ogni giorno delle sfide davanti a delle sfide, ma anche umanamente, perché conosci tante persone, perché il carico di lavoro è tanto e lo stress è tanto, quindi devi bilanciare un po' il tuo carattere. Quindi sì, sono cresciuta tantissimo. Quello che mi rende più orgogliosa è vedere ogni giorno il cantiere come cambia e le lavorazioni come vanno avanti. Uno pensa che queste professioni a volte siano solo un ripiego. In realtà la passione, l'amore e la dedizione che spingono persone come Yolanda ad intraprendere questa strada è davvero ammirevole. Adesso metto un attimo da parte i sentimentalismi e vi presento Salvatore Bordonaro, il project manager di questo progetto incredibile. Beh, allora il ruolo del project manager in un cantiere, diciamo che è il fulcro di quello che è la gestione sia da parte degli uffici che quella della produzione. Ovviamente, diciamo che tra virgolette è come se fosse il padrone di casa, cioè nel senso che è quello che si occupa prettamente della gestione dei ragazzi, fino a quando ad arrivare anche a quella che è tutta la parte contrattuale. Ti senti uno che ha fatto strada?
Diciamo che più che strada ho fatto un'autostrada, che è quella che lavoro sul mondo infrastrutture, su grandi aziende. Questo è il 23° anno. Ho iniziato subito dopo, finendo gli studi. Ho iniziato con delle imprese anche abbastanza importanti, facendo dei piccoli ruoli, non dico marginali, ma che erano quelle che poi servivano alla crescita di una persona. E tutto questo girare e parlare, devo dire che mi aveva messo una certa fame. Quindi quale occasione migliore per visitare la mensa e scorcare un po' di cibo con gli altri creator? Per non parlare della magica atmosfera familiare che si crea in questo luogo, davvero perfetta per ricaricarsi. Ok, mentre chiacchieriamo dei cavoli nostri mentre mangiamo, facciamo un rapido recap di Amplia Academy. Le figure professionali che possono formare sono moltissime. Si tratta di professioni estremamente richieste, con un grandissimo impatto sulla società. E sono tutte opportunità che vengono messe a disposizione da questo programma di formazione. Ultimo punto, gli stipendi. Non sono per niente male, devo dire. Vi ricordate che all'inizio vi avevo detto che era una professione anche notturna? Ecco, prima di andarcene a letto, siamo passati in un cantiere notturno per vedere e capire come si svolge questo lavoro di notte. E anche qui le precauzioni e le misure di sicurezza sono piuttosto alte. Vengono impiegate mascherine FFP3, caschetti e tappi per le orecchie. Ma il pezzo forte sono i mezzi fighissimi che è possibile guidare. Che figata! Non so se è presente Metal Slug. Sì, è vero, è uguale. È fighissimo. Ma allora, ci puoi raccontare in breve cosa fai? Praticamente, in breve faccio delle perforazioni. Io faccio dei buchi praticamente per mettere dei tiranti, per ricevere dei tiranti dalla volta della galleria. Ti senti uno che ha fatto strada? Sì, nella vita lavorativa, sì. Purtroppo attualmente uno studente su tre alle scuole superiori scarterebbe a priori i mestieri tecnico-pratici. Ed è un peccato, perché per contribuire alla rinascita del nostro paese e dare la possibilità a tutti di trovare la propria strada, servono strade. E se tu non hai ancora trovato la tua, ma vuoi essere uno dei protagonisti della mobilità del nostro paese, plasmarlo, migliorarlo ed essere il protagonista di tutte quelle possibilità che questo porterà a tutti e a te in primis, allora forse, ma dico forse, la tua strada è proprio quella di fare strada. Se vuoi approfondire e prendere parte all'evoluzione della mobilità del nostro paese, ti lascio un link in descrizione che spiega come partecipare alle iniziative di formazione di Amplia Academy. Questo caschetto arancione è bellissimo.